No, 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 no! No! Bel posto. Vorrei che potessero vederlo tutti. Oh, a me fa venire voglia di... Non so, come di... Vorrei mettermi a urlare, non so, vorrei buttarmi sulla neve e ballare. Io so cosa voglio fare. Che... Ragazzi, avete chiesto un passaggio? No. Sì. No, una sì. Moto? Prendi. Senti, adesso io scendo con la tavola e tu vieni giù in moto, perché è una discesa pericolosa. No, la moto, sì, è pericolosa. No, no. Ciao. Antonio, Antonio, mi senti? Sì, ti sento. C'è stato un incidente in fondo alla pista, puoi venire? Ok, vengo subito giù. Scusami, amico, non ti posso portare, ho un'emergenza. Va bene, d'accordo. Ti ho battuto, Pablo, di nuovo. Ma che dici? Chi hai battuto? No, con me non c'è niente da fare. No, no, ho perso di vista Guido, ho rallentato, ero preoccupato. Hai perso di vista Guido, è solo un pretesto. Te l'ho detto che quando si fa una discesa non bisogna mai distrarsi, mai. Sì, ci sono. Hai visto Guido? No, che gli è successo? Non lo so, ma non è salito sulla moto. Non ho visto moto. Va bene, va bene, sta calmo, lo cerchiamo. Pablito, solo tu ed io un'altra discesa. Io ti sfido, arriviamo fino in fondo, prendiamo quell'impianto. Che ne dici? Va bene. Va bene. Va bene? Quando vuoi. Ora. Ora. Certo, dai, andiamo, forza. Va bene, ok. Avvocato, ce l'ho! Ce l'ho, che faccio, padre? Recupera la lenza. Dove? Recupera, con calma. Tiro. Così, tranquilla, i piedi fermi, le braccia tese. Recupera con calma. Con questo? Forza, sì, sì, sì. Sto uscendo dall'acqua. Forza, forza, recupera. Tranquilla, i piedi fermi. Tiralo su. Adesso, che faccio? Tiralo sto su. Sto saltando. Vieni che tu aiutami. L'ho preso io. Non ci posso credere, l'ho pescato io. L'ho preso con la canna, non ci posso credere. Devo aspettare. Sì, 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 sì. Tienilo. Ah, no! No! Va tutto bene, ne pescherai un altro. No. Prima ce ne messo un'ora e adesso ce ne metterai due. Non pesco più. Dai, ti insegno. Tanto non so pescare. Dai. Come faccio? Prendi la canna. Così. Non lo so fare. Allora, Pablo, sei pronto? Puoi aspettare un secondo? Ma quello, l'hai visto no, anche no, tu? No, non ho visto niente, Pablo, ma sta attento. Se continui a distrarti, non diventerai mai come me. Oh, e ti ho detto che vorrei essere come te. Non verrebbe, bambino, io sono un vincente. Anch'io sono un vincente. Javier, perché non arriva? Ma andiamo, non è un bambino. Quello della moto gli avrà fatto fare un giro. Allora, mi ascolti? Che cos'hai? Ho un problema. Sì, ce l'hai dalla nascita, ma che vuoi no, da me? No, non posso no, farci Maritza, niente. No, no, non è per me. È per Feli, guarda.
Allora stai insieme a quello, non è brutto, sì, è carino. Certo. Ma guarda caso, poco fa ho visto quel tipo insieme a Sol. Sono sicura che stanno tramando qualcosa contro Feli. Allora dillo a Feli e finisci. Non posso dirglielo io, perché Feli non è amica mia. Se è così, che ti importa? Lascia perdere. Buono, ne voglio un altro. No, aspetta. Che altro c'è? Se non mi aiuti, dico a tutti che hai baciato Pablo, eh? Che ne dici? Cosa dici? Stavi dormendo? L'hai sognato? Sì, è vero, dormivo, ma poi ho aperto un occhio e vi ho visti. Sembrava la scena finale del Titanic. Senti, siete romantici. Non mi ricattare, perché ti porto sulla cima della montagna e ti trasciamo giù per i capelli, vedremo, capito? Una scena giù l'altra, ma ora mi devi aiutare, per favore. Dobbiamo scoprire se quel ragazzo e Sol stanno tramando qualcosa contro Feli. Hai perso, Pablo! No, papà! Abbiamo perso tutti e due. Avete saputo quello che è capitato a Guido? No, che è successo? Si è fatto male. Davvero? Sì, ha una gamba, ma gli è andata bene. Ragazzi, andiamo da lui. Io devo aspettare Javier, non posso. Andate voi e dategli un bacio. Va bene. Sì, andiamo. Dai, andiamo. Senti, vado un attimo al bagno. Sì. Mi raccomando, falla tutta. Sai qualcosa di Guido? Perché non sai quello che gli è successo? Ciao! Javier, sei qui! Sì, ma mi fa male la testa. Aspetta, come? Aspetta, perché quel tipo della moto è sceso come un matto. Ho capito, ti vado a prendere qualcosa da bere. Sì, grazie, ne ho bisogno. Non sei sceso con la moto, ti ho visto sciare. Io? Sì, tu, perché hai mentito a Maritza? Ti ho visto sciare. Ma che dici? Sarei confuso. Io non so sciare, non ho mai sciato. Ci vedo bene, no. Sai, ehi, basta! Ma perché lo tratti così? Che cosa ti prende? Ti ha anche coperto con tuo padre, sei un ingrato. Perché non ti difendi, Javier? Perché non dici a Sergio dov'era il suo caro figliolo prima di venire qui? Che c'è? Che state dicendo di me e di mio figlio? Javier le dirà tutto. Che c'è, Javier? Avanti. No, niente, facevo due chiacchiere con Pablo, niente di particolare. È fortunato ad averti come padre. Hai lasciato tutte le tue cose a Buenos Aires e sei venuto a Bariloche per vedere come stava, proteggerlo. Insomma, commentavo il tuo gesto. Ecco. Ciao, allora. Ciao. Come va? Diciamo bene, anche se... Ti ho portato gli antinfiammatori. Sì. Calmanti. È una torta al cioccolato. Era la tua preferita, no? E ancora. Me la gusterei di più se non dovessi mangiarla in queste condizioni. È vero, ma devi stare tranquillo. Sei in osservazione. Vedrai che domani ti faranno uscire. No, non sono in osservazione. L'ho detto a Nacho perché lo dicesse ai ragazzi per non farli preoccupare. Mi hanno detto che ne avrò almeno per 10 giorni. Devo fare riabilitazione. Accidenti, è stato un colpo così forte. Sì, si tratta di un nervo. È molto doloroso. Però vorrei poter tornare in hotel. Inoltre oggi ho chiamato e mi hanno detto che è arrivata mia figlia. Ah, hai parlato con lei? No, non l'ho fatto. Ti ha già detto che Maritza non mi accetta, non mi sopporta. Sai una cosa? Cosa? Credo che ci siamo incontrati per un motivo. Che vuoi dire? Per me è stato come un messaggio. Il messaggio che devi restare qui, in montagna, il tuo posto. Credi davvero che in queste condizioni potrei restare a vivere in montagna, Charo? No, ma io ti sto offrendo di ospitarti a casa mia. A casa tua? Non so che cosa dire. Niente, non dire niente. Pensaci. Feli, devo farti una richiesta. Mi faresti fare una cosa? Dimmi. Vorrei dare una festa in tuo onore. Dai, scherzo. Serio, non ridere. Mi piacerebbe poter mettere una tua foto sulla parete del mio locale. No, smettila. No, nessuno farà mai una festa per me. Una festa a mio onore, no. Perché? Non c'è niente di strano. Solo una tua grande foto sulla parete del bar. Come? Che prenda tutta la parete? In una foto così dovrei posare come una modella su una rivista. Tu sei Patricio? Se sei sì? Patricio, ti stanno cercando al bar. Dai, sbrigati. Beh. Dicono che devi andare subito. Non scappare, subito. Torno su. No, vai, non scappo. Maritza? Eh? Aggrediscimi fisicamente.
No, non così forte. Dammi un colpetto, un pizzicotto. Ok. Aia! Sì, però me l'hai detto tu. Va bene, hai ragione. Dai i numeri. Che sto sognando? Che hai fatto? Hai visto? Quando mi capita qualcosa di buono mio non c'è. È sempre la stessa storia. Aspettila, che stai dicendo? Che cosa ti prende? D'accordo, lo dico a te. Quel ragazzo che è andato via io ho detto... Non scappare. Sì, ma non ha usato quel tono, Sì, insomma, più o meno. Vuol mettere una foto mia... Nel suo locale. Ha detto mia, non di mia lei, di Feli. Sposerò. Sì. Mi vuole al centro dell'attenzione. Io al centro. È fantastico. Non l'avevo mai sognato, te lo giuro, mai. Ehi, 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 aspetta, non correre. Eh? Adesso che siamo soli, ci chiariamo le idee. Che combini con Maritza? A te che importa di me, Maritza? Non ti intromettere perché hai molto da perdere, sai? Dici davvero? Sì. Senti, attento a come ti comporti, perché non mi importa riprendere tutto quello che ho. No, non ti interessa che lei potrebbe aspirare a qualcuno migliore di te? Migliore in che? In quello che vuoi, in qualunque cosa. In quello che voglio io? Sì. Con la tavola, per esempio, accetti la sfida o hai paura? Bene, vai. Ci sto. Pronto. Accetto la sfida, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Se vinco io, resto con Maritza. E se vinco io, la lasci in pace. Ok. Ti aspetto su fra 5 minuti. Maritza resterà con me, cretino. Auguri. Maritza! Maritza! Ah, sei una sciagurata! Ah, perché non mi hai detto che eri arrivata? Tutto come bene, stai? Tutto bene, sono arrivata. Allora, com'è andato lo Senti, spettacolo? Adesso vieni con me, ti dico tutto camminando. Dove mi porti? Dai, ora ti dico. Javier ha preso l'impianto di risalita con gli sci. E questo è molto strano, noi dobbiamo seguirlo. Ma perché? Come perché? Non ti ricordi che ha quella cosa nella testa e poi non sa sciare? Qui c'è qualcosa che non mi convince. Andiamo. Scusate, mi avete chiamato? No, lo hai chiamato tu? No. No, no. Ciao, ciao, vieni, ciao. Siediti. Ti ho chiamato io. Ti ho visto fuori e mi sei sembrato interessante. Come ti chiami? Patrizio, però puoi chiamarmi Pato, e tu? Mia. Che cosa fai di bello, Pato? Ho un locale qui in montagna e sto organizzando una festa. Mi piacerebbe che venissi, sei invitata. Ah, mi piacerebbe. Tu sei impegnato? Per la verità, devo fare un lavoretto, ma mi sbrigo e poi sarò libero tutta la sera. Un lavoretto, eh? E che tipo di lavoretto sarebbe? Niente, uno scherzo a una stupida. Senti, non avrà a che fare con qualcosa di losco? Perché non è niente del genere. È un favore che devo fare a Sol, un'amica. Ah, attento, perché sono gelosa. Tranquilla, bella, sparisci al tuo confronto. Ti hanno già detto che sei molto carina. Adesso. Che vigliacco. Javier ti ha mentito. No, no. Pablo, non vedi che sta salendo? Gli farà del male. Aspetta, aspetta, dove vai? Salgo anch'io. No, aspetta, non puoi salire senza sci. Per essere la prima volta sei stata molto brava. Grazie. Voglio dire, per la prima volta che pescavi trote. Perché immagino che con i ragazzi, insomma, avrai un mucchio di spasimanti. No, 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 per la verità no. Non ci posso credere, sei così carina. Dico davvero. Ho avuto un fidanzato, ma è finita male. Come mai? Non lo so, io mi ero impegnata. L'ho aiutato con i suoi problemi. Beh, sei stata carina. Ma lui invece si è stancato di me. Che stupido. No, sono stata io la stupida a credere in queste cose. Da quel giorno mi sono ripromessa di non innamorarmi più. Come si fa a non amare più? L'amore è la cosa più importante. Sì, ma ho cose ancora più importanti a cui pensare. E che c'è di più importante dell'amore? La verità. E per trovarla, devi aiutarmi a cercare la password. Beh, una cosa non impedisce l'altra. Nessuno può vivere da solo per sempre. Io sì, mio caro. No, no, aspetta. Senti, voglio farti una proposta. Che ne dici se questa sera torniamo giù al lago? Non immagini come si vedono le stelle al buio. Ci sdraiamo sull'erba. Si vedono anche i satelliti. No, no, non posso davvero, mi dispiace. No, Luana, aspetta, aspetta. Ti ho detto che non posso. Aspetta un attimo, un attimo. Grazie per senza sci. Li ho persi, sono caduti. Non può salire senza sci. Non sono ancora esperta, devo andare a cercarli.
Che cosa fai qui? Che cosa fai qui? Sei diventato pazzo? No, voglio giocare a tennis. Ma sei stupido! Come ti è saltato in mente di portare qui Javier? Non sai che ha quella cosa in testa? Come farà? Signorina, ci non credo a una parola. Se gli capita qualcosa, sarà solo colpa tua. Se tu sapessi... Se sapessi cosa? Javier! Javier! Ti sei fatto male? Ci penso io. Dove ti fa male? Mi fa male tutto. Hai battuto la testa? La testa, ti fa male la testa? Sì, mi fa male anche il resto. Che cosa ti è saltato in mente? Sei diventato pazzo. Lui mi ha obbligato, lui. Lui. Ci mancava solo sei questo. Sei un vigliacco, dico davvero, sei un vigliacco. Aspettate, io non ho fatto niente. Coraggio, ti aiuto io. Mi fa male tutto. Vieni, lasciamo questo stupido. Aia, aspetta, non ce la faccio, aiutami. Ti aiuto io. Ecco, fa piano, così. Piano. Quando sto con te dimentico tutto, anche i problemi che ho con i miei. Non mi sono mai sentita così bene. Ti amo. Che c'è? Niente. Volevo solo dirti che mi piace stare qui con te. Ah, sì, 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 certo, anche a me. E sai, io non mi sono dimenticata di te, di noi due. Ti sono mancata almeno un po'. No, no. Che cosa, che ti prende? No, Fernanda, scusami, ma non posso tornare con te. Davvero, non posso. Ehi, messicano, hai paura della neve? No, con la neve vado d'accordo. Odio il freddo, ma amo la neve. È per il freddo che hai quella faccia? No. No, deve essere perché... Pensavo che con la neve... Mia aveva detto che avremmo conosciuto la neve insieme. E così non posso godermela, Francisco. Ma perché non... Lei è così lontana. No, 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 lascia perdere, senti, ci prendiamo da bere e andiamo no, sulla neve. No, no, non mi va, Francisco, non ne ho voglia. Per quanto tempo hai intenzione di stare così? Tutta la vita. Tutta la vita? Non essere drammatico, parla con Mia e falla finita. Parlare con lei? Ma se non vuole vedermi, non mi parla, inoltre fa la stupida con gli altri davanti a me, non so se lo fa di proposito. Ma quanto sei esagerato, Mia non lo farebbe mai. Stanno parlando, nient'altro. Sì. Non lo sopporto più. Manuel, che cosa fai? Me lo fai di proposito? E non parlarle così. Non impicciarti, non parlo con te, allora? Pato, vai, poi ti cerco io. Sicuro? Vai. Sì, sì. Che cosa hai, Manuel? Cos'hai tu? Hai dimenticato quello che eravamo? Corri già dietro agli altri, cosa ti prende, Mia? Che significa? Non parlarmi così. E come dovrei parlarti, visto come basta, agisci? Basta, stop, no, adesso basta, non ho finito, che cosa... Amico, calmati. Che vuoi? Che diavolo cerchi? Chi sei per parlarmi così? La guida così? Del gruppo e posso rimandarti a Buenos Aires oggi stesso. Perciò calmati o ti rispedisco subito a casa. Ascolta, vai via. Perché mi parla così? Dopo tutto quello che mi ha fatto. In montagna trovò l'ispirazione e terminò il romanzo. Come mi sei mancata! Sono contenta, hai visto sì. Che sei venuta? Non sai quanto mi sei mancata e quanto bene mi ha fatto la tua lettera. Giuro che mi ha dato la forza per continuare. Ferma, mi gira la testa! Fermati un minuto! Ehi, com'è finita con Javier?
Quell'idiota di Pablo lo ha costretto a salire, come ti dicevo io. Hai ragione, è un idiota. È un idiota. Smettiamola di parlare di Pablo. Mi dici com'è andato il tour? Deve essere stato fantastico. Ma che cosa, parla piano. Zitto un minuto, perché ho visto una cosa, ma forse ho visto male. Che cosa? Marcos e Fernanda stanno di nuovo insieme. Credo di sì. Sì, stanno di nuovo insieme. E fino a ieri era il mio ragazzo. Come? Che significa? Come il tuo ragazzo? Non... Beh, sì, io e lui. Ciao. Sai. Come stai? Tutto a posto con la valvola? La valvola? No, nessun problema, per fortuna. No, tutto bene, tutto bene. Adesso mi riposo un po' perché voglio essere in forma per la festa di stasera. D'accordo. Bene, grazie per l'attenzione. Sì, ciao. A dopo. Bene, va a rimboccargli le coperte. No, non sei divertente. No, scusa tanto. Allora, mi dite quello che è successo qui, perché non ho capito proprio dopo niente. Dopo ti diciamo tutto. Di che festa parlava il tuo Romeo? I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? Senti, fammi capire una cosa. Tu sei andata via dal bar, hai lasciato solo Marco se tua sorella non ti aveva chiamato. Sì. D'accordo, chi è quel ragazzo che sa che hai una sorella? Non lo so, ha detto che è dell'hotel, ma io non l'avevo mai visto. Ti hanno incastrato, Laura. No, è lampante, baby. Marco e Fernanda volevano stare soli e ti hanno tolto di mezzo. Lo pensi davvero? Certo. Sì, quelli sono capaci di qualsiasi cosa. Perché non spieghi tutto a Marcos? No. No, no, se lui mi crede capace di una cosa del genere, allora no. È finita, è finita. Arrivano i camion. Non ti credi, no, no, che bella conchietta. Anzi, che terzetto, e come siete carini. Sì, proprio veriva. Vieni. Aia, che c'è? Ho scoperto quello che vogliono fare a Feli, è molto grave. Quanto grave? Ragazzi, per favore, non ho abbastanza stanze disponibili, perciò abbiamo messo dei letti in più nelle camere. Ah, per quelli ci vuole un maxi letto, perché sono in tre. Ragazzi, ma non scherzate. Ancora una cosa. Pilar Dunov? Io, sono io. Ecco, una lettera per lei. Per me? Salve, ragazzi. Salve. Vengo dall'ospedale. Non immaginate quello che è capitato al professor Andrade. Come Andrade? Non è venuta Carmen? Perché Andrade? C'è stato un cambio all'ultimo. Scusate, scusate, come mai non lo sapete che è venuto Andrade per sostituire Carmen? In realtà vi prende in giro, è solo uno scherzo. Ma quale scherzo? Sì, perché qui col freddo hai cominciato a bere troppo e dici cretina. Smettila immediatamente, Pablo. Signor Bustamante, che è successo ad Andrade? Che cos'ha? Sei vivo, respiri. Tu sei uno stupido. Tu e mamma siete due stupidi perché mi avete rovinato la vita. Non voglio che tu stia male. Amore mio, vuoi continuare a giocare con quella o l'apri? No, non l'apro. Deve essere una lettera di mio padre che mi parla male di mia madre e non mi voglio rovinare questa vacanza. Ma non lo sai, magari c'è scritto qualcosa di bello. Tomas, lo conosco bene. Ho deciso che mi sarei divertita e basta. Prendi, ecco, tienila tu. La leggerò un'altra volta. Ora godiamoci il soggiorno. Mia, non hai posto nell'armadio? No, ma non ti preoccupare, tengo tutto in valigia. No, certo che mi preoccupo, perché se vuoi ti posso fare un po' di spazio nel mio armadio, così puoi metterci i tuoi vestiti. Se non ti dispiace. No, no, al contrario, mi piacerebbe. Ci pensi tu? Sì, ci penso io. Continua con le tue cose che al resto penso io. Questi sono i miei. Tu mettici pure tutto quello che vuoi, questi li tengo sul letto, tanto grazie. È freddo. Grazie. No, niente, è un piacere, te l'ho detto. Hai visto Vico? Perché non l'ho ancora vista?
Neanche io l'ho mai vista. Non c'è mai. Lo sai com'è fatta, no? Sparisce, poi... Stanotte non ha dormito qui? No. Giuro? Non mi dire. È così? No, no. Racconta, sta con qualcuno? Oh. Lo vedi? Allora eri proprio arrabbiata. Ma adesso mi stai parlando invece. Prima ti dicevo mia, mia, e tu sì, mi rispondevi. Sì, ma non farla tanto lunga. Adesso mi dici con chi sta Vico? Sì. Quando te lo dirò, tu non ci potrai credere. Sì, sì, sì. Resisti che siamo arrivati. E dai, tranquillo, davvero. Tranquillo. Ma che resisti? Ma siamo arrivati nella posta. Anche l'altra gamba. Poi non dovresti agitarti cosa tanto. Cosa c'è da filmare? Sono cose che succedono ma sulla neve. Perché non stai zitto? Guardate che faccia che ho. Ma come sei aggressivo, eh? Che diavolo ti è successo ultimamente? Che fai? Perché Ehi, prendi Rocco, la videocamera? Ascolta, sai dove Vico? L'hai vista per caso? Sì, l'ho vista, però è andata via. Come sarebbe che è andata Senti, via? Senti, ad Andrade ho detto che era andata a Buenos Aires, ma è andata un po' più lontano. Che cosa? Non capisco, me lo puoi spiegare meglio? Ti sto dicendo che Vico... C'è una nuova Vico, insomma, ha voluto cambiare vita. Aspetta un minuto, ti puoi spiegare meglio? Che significa una nuova Vico? Me lo dici? Ciao. Ciao. Dove sei stata? Non ti ho visto tutto il giorno. Stavo imparando a pescare le trote. Hai pescato? Che bello. Sì, fantastico. E chi ti ha insegnato? Nessuno. Non mi serve un insegnante, non sono stupida come te. Luan, non voglio litigare. Dovresti farlo, Marcos. Almeno per una sola volta nella tua vita. Combatti per ciò che è tuo. Che vuoi dire? Quello che hai combinato con Laura. Perché non hai chiesto come sono andate le cose? Perché era tutto fin troppo chiaro. Si è messa con un altro ragazzo, se n'è fregata e se n'è andata. Ti sbagli di grosso, sei caduto nella trappola di quelle lì. Che cosa? Sì, hai sentito bene. Come sempre hai battuto in ritirata invece di affrontare la situazione. Sai perché? Avevo paura. Sì, ho avuto paura. Sei grandicello per avere paura. Smettila con queste cretinate, va bene? Aspetta. Perché te la prendi tanto? Per amore. Voglio bene a Laura perché è mia amica. Mi scusi, qual è la stanza di Guido Lassen? Maritza, vieni qui. Vieni qui. Ascolta. Felice si sta preparando per andare a una festa e non ci deve andare assolutamente. Se non mi dici quello che hai scoperto, non capisco Maritza, niente. Maritza, Sol vuole farle uno scherzo col ragazzo di cui ti ho parlato. Shh, è lì, è sì. Lui. Sì. Allora, aspetta. Sol ha mandato quel ragazzo per invitare Felia. Sì, ma tu non sai che cosa le hanno preparato. Perché non mi dici tutto insieme? Posso dirtelo tutto insieme? Perché? Va bene, ascolta. Appenderanno una foto ritoccata di Felia davanti a noi perché muoia di vergogna. Dobbiamo impedirle di andare alla festa. Ci starà male se andrà. Aspetta. Che c'è? Aspetta, fammi pensare. Perché parliamo aspetta. Così? Che succede? Bene, poi ti porto i soldi al locale, ok? Sarà meglio per te, eh? Guarda che non è gratis. Ma certo, e neanche gli occhiali. Ti stanno bene. Ci vediamo stasera. Ciao, ci vediamo. Ehi, sono un fenomeno, eh? Abbiamo da bere per stasera. Come hai fatto? Come ho fatto? Quel ragazzo, Patrizio, mi portò uno zaino con le bottiglie. Arriveremo alla festa bravissimi, già belli carichi. Pato, come va? Bene? Che ci fai qui, Mia? Chi porterai alla festa questa sera? Non ci avevo ancora pensato, ma vorrei invitare te. Ah, oh, davvero? Anche io vorrei andarci con te. Senti, ora ti lascio perché ho fretta, ma dopo ci mettiamo d'accordo. Bene, ok, come rimaniamo? Mi cerchi tu? Come facciamo? Sì, non so, vengo qui e ti cerco. D'accordo. Sì. Aspetta. Pedro, aprimi. Sono io, Luan. Ci sei? Eccomi. Che ci fai qui? Vieni a vedere le stelle con me? No. No, un'altra sera. Ora ho bisogno del tuo aiuto. Come? Tu non eri la signorina che non ha bisogno di niente e di nessuno. Salve. Salve, per caso hanno lasciato uno zaino per Guido Lassen? Sì, vediamo. Ah, ecco qui, Guido Lassen. Grazie, eh? Prego. Oh, quanto pesa. Vediamo. Apri, dai. Aspettate, volete che mi mettano dentro un'altra volta? Ah, ragazzi, sì, sentite una cosa. Il tipo che ha consegnato lo zaino ha detto di aver perso una fotocamera digitale. L'avete vista? No. No, ah, non ho visto peccato, niente. Peccato, perché era dispiaciuto. Ah, no.
Ciao. Salve. Dove state andando? Harry non c'è, avrà capito? Ma no, mi sembra impossibile. Salve, sono qui. Andiamo con l'autobus? Io no, ho detto ad alcuni amici di passarmi a prendere in moto. Moto? Salve ragazzi. Professore. Salve, come va? Sono un po' indolenzito, ma sono voluto venire perché... perché devo dirvi una cosa. Che cosa? Che da oggi sarà Bustamante a pensare a voi. No, come? Ragazzi, per favore, sto molto male. A parte questo, mi fa male la testa, mi fa male tutto. Torna a Buenos Aires. Non posso andare avanti così. Non so se tornerò non a Buenos Aires. Non se ne vada. Dipende non dai dottori. Non se ne vada. Perché non resta in albergo? Si riposa, io resto con lei. Penso a tutto io. No, non ci pensate. Ne approfitterò per restare a casa di una mia amica, ok? Ah. E voi? Voi dove state andando? Andiamo in una festa in un locale. Sì, bene, che avete lì. Che avete lì dentro? Qui niente, qualche sassolino che abbiamo preso al lago. Sì, sì, sassolini, sì, collezionati. Sono carini. Fammi vedere. Ma cosa? Che cos'è questo? Oh, guarda che strana pietra. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, rispondete. Che cosa volete fare con queste bottiglie? Posso spiegare? Non è come crede, davvero. Che c'è da spiegare? Dove credete di andare con quelle bottiglie? Te, a dove van con esas botellas? Volevate portarle alla festa di nascosto? No, vorrei spiegare. No, ho portato io le bottiglie, Bustamante. Lei? Sì. Ma che sta dicendo? Sì, le ho portate io, Bustamante, si calmi. Sono molto sofferente e con il freddo che fa ho pensato che un sorso non mi avrebbe fatto male. C'è abbastanza alcol da ubriacare una squadra di calcio, ma è pazzo. Ascolti, Bustamante, ne ho comprato più del dovuto perché nelle condizioni in cui mi trovo non posso andare dentro e fuori. E cerchi di capirmi, per favore. In questo modo per me è un problema di meno, ecco. Il problema ce l'ha lei con l'alcol, Andrade. Senti, papà, lascia che... No, aspetta, aspetta, tu stanne fuori, eh. Questo è tra me e lui. Io credo che lei abbia frainteso quello che ho detto. Ho frainteso? No, io non sono quello che lei pensa. Sbaglia a dire così, gliel'ho appena spiegato. Ho acquistato un paio di bottiglie perché poi non uscirò più dall'hotel. Ne ho prese due perché potrebbero servirmi. Ma ne ho comprate di più in caso di necessità. È responsabile di un gruppo di adolescenti. Si comporta così, ma lei è un incosciente. Ma non capisce... Che cosa sta facendo? Lei è responsabile. Non urli, non usi questo tono. Perché tante storie per un paio di bottiglie? Ma la morale adesso. Chi si è comportato in modo regolare? È lei. Regolare, sì. Che c'è qui, Altre bottiglie. È scandaloso. Ma non finisce così, eh? Vado a fare immediatamente una denuncia a chi di dovere. No, aspetta, papà. Zitto, Pablo! Pronto? Claudia? No, signorina, non voglio parlare con la signora, voglio parlare con Dunov. Ma che mi importa se sta dormendo? Lo svegli! Gli dica che lo vuole Sergio Bustamante. Ragazzi, non l'ho fatto solo per coprirvi, l'ho fatto per proporvi una vera sfida. Ma non capisce che mio padre può farla arrestare e tutto per un gioco? Io sto parlando di una vera sfida, non capite? No, Ottavio, non ci conti troppo. Sono come i bambini, non gli si può chiedere niente. E non sanno bere perché sono... Ma smettila, ragazzi, finitela, per favore. Sì, sbrighiamoci perché abbiamo una festa. Beh, ho già finito. Quello che volevo dirvi è... Approfittate del fatto che siete lontani da casa e dalla scuola. Approfittate di questa bella libertà. Sfruttate questi giorni per divertirvi e non per ubriacarvi. Ah, ma sarebbe tempo perso. Bariloche senza alcol non è Bariloche. Ragazzi, dipende tutto da voi. Questa vacanza può essere il peggior disastro oppure può diventare il miglior viaggio della vostra vita. Per tutti voi sarà un ricordo indimenticabile. Bene, mi fido di voi, eh? Quindi ora prendete. Ecco le bottiglie e andate. E per favore... Comportatevi bene. Ve lo chiedo, grazie, per favore. Ciao, Ottavio. Allora, ciao. 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 Andrade? Sì. Venga qui. Ciao. Qui, Andrade? Sì. Le vogliono parlare al telefono? Sì. Pronto? Se pierde il verano e también la speranza de volver a verte, amor. Y pronto el invierno matará el recuerdo de algo que nunca será. Se quedó el perfume de tu piel de sal y es todo mi sangre, amor. Nunca me llevé con el dolor de esperar que no volvieras, amor.
bagno! A bagno! Eccolo. Buonasera a tutti, ragazzi! Volevo dirvi che è arrivata la persona che stavamo aspettando. È con noi la regina di questa notte. Perciò accogliamo con un bel applauso molto caloroso Felicita! Sì! Grazie, ragazzi. Voglio raccontarvi, e non mi vergogno a dirlo, che Feli è la persona più speciale che ho incontrato in vita mia. Oh! Eccola qui. Bella come la vedete e molto più bella di animo. Quindi, accidenti! Voglio approfittare dell'occasione per nominarla madrina ufficiale del mio locale. Sì! Sì! Brava! Grazie, grazie, ragazzi. E per concludere questa formalità, voglio mostrarvi una foto spettacolare della nostra madrina. E poi ci scateneremo sulla pista e ci divertiremo come matti fino al sorgere del sole. Copriamo questa foto meravigliosa! Fernanda, Fernanda, andiamo a cambiarci. No, 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 Sol, siamo appena arrivate, il locale è carino. Non voglio farmi questo. Ciao, Sol, andiamo a ballare, vieni? No, non resto un minuto, Sol, di più. Sol, è questo lo scherzo che avevi in mente per Feli? Tu, questa me la pagherai, no, cara. No, tu devi muggire, perché le mucche non parlano. Imbecille, sei una cretina. Non mi fai né caldo né freddo con i tuoi insulti. La vittoria è troppo dolce. Vai a brucare l'erba. Ti rovino la vita. Andiamo. A tutti. Mucca, mucca. Sol, Sol, non so cosa sia successo. Ti giuro Togliti che non ho mezzo. Niente a che fare con questo. È andato tutto bene, l'abbiamo proprio sistemata questa volta. Mi spieghi come hai fatto con quella foto? Certo, non capisco. Ciao Pedro, ciao. Che fai? Ti ho portato la macchina. Dammela. Lui è Pedro, lei è Maritza, la mia migliore amica. Maritza, Pedro. Ciao, come va? Ho fatto lui la foto. Ah, sei un genio! Sei un grande, il migliore! Mi volete spiegare? Che diavolo è successo? Non ci capisco niente, perché c'è una foto di Sol? Ti spiego tutto io, aspetta solo un secondo, te lo devo esserci io. Ragazza... Andiamo, Feli? E quella ragazza in nero un po' isterica è la vittima che hai salvato. Ah, ma guarda un po'. Senti, Luan, so che non vuoi storie. Ma visto che sono qui, posso invitarti a ballare. Allora? Hai detto che non andavi mai nel locale. Sì, ma questa è un'eccezione. Dai, andiamo. Credi davvero che perderai il lavoro? Sono abbastanza sicuro che quando arriverò a Buenos Aires troverò una bella lettera di licenziamento. Ah, non essere così pessimista. Sono sicura che troverai qualcos'altro molto presto. Non è solo una questione di lavoro. È tutto sbagliato. Non trovo il mio posto. Speravo che potessi essere con Maritza. Ma no, lei non mi sopporta. Sai una cosa? Penso che tu abbia ragione. C'è ancora posto a casa tua? E nel mio cuore. Guardi. Lo stupido laggiù. Che sta facendo con Maritza? Lo affo! Sai che io non ti capisco. Se ci tieni a Maritza, perché le hai detto che la storia dell'aereo era uno scherzo? Era ovvio che fosse uno scherzo, lo sapevamo e tutti. E se non fosse stato uno scherzo? Non lo so, non lo saprò mai. Pablo, non puoi essere così, idiota. Per paura di un rifiuto hai perso l'occasione della tua vita. Basta, falla finita, eh? Posso rubarti il mio ragazzo? No, Pilar, aspetta, devo parlare un attimo con Pablo. No, 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 vai, va tutto bene, dai. Sei vai. Sicuro? Ragazzi, alcol, tutto gratis. Tutto quello che vuoi. Per me, Guido, sai una cosa? Stasera mi divertirò senza bere. Riconosci che sei stato uno stupido a non avere fiducia in me? Sì. Riconosci che ti sei sbagliato? Sì, sì, Laura. Quante volte te lo devo dire? È un'ora che parliamo sempre della stessa cosa. Ti costa tanto perdonare? Sì. Però provi ancora qualcosa per me? No. Cioè, sì. E perché non facciamo pace? No. Sì. No. Sì. No. Sì.
Allora hai visto Mia? Sì, certo che l'ho vista. Siamo stati insieme per tutto il tempo. Ma ti ha detto qualcosa? Una parola qui, una là, una parola Smettila qui, una là. Smettila di fare il cretino, ti ha detto qualcosa? Sì, adora Dai. Bariloce. Ha molte magliette con scritto Bariloce. Dai, te lo sto chiedendo sul serio. Le piace Smettila sciare. Di scherzare. Ti ha detto qualcosa di me? No, di te no. Ah. Che ci vuoi fare? Ma mi ha dato una lettera se ti vedevo. Quanto sei sgarbata. Mia ha scritto una lettera a me. Non so quando questa lettera arriverà nelle tue mani, o se mai ci arriverà, ma vorrei che tu sapessi quanto sei importante per me. Anche se sono arrabbiata e se ancora non capisco perché non mi hai detto niente di Manuel, non riesco a immaginare la mia vita se non ti ho vicina. Ti voglio bene e ho tanto bisogno di te. Ti prego, torna. Non lasciarmi sola. Un bacio grande. Ti voglio bene, Mia. Che cosa significa quel piccolo sospiro? Buone notizie, cattive? Possono esserci un sacco di motivi, no? Mia mi ha chiesto di ritornare. Che faccio? Non lo so. Tranquilla, tranquilla. Poi deciderai cosa fare. Ragazzi, mi sbaglio o state di nuovo insieme? Sì! Che bello! Grazie di tutto. Ehi ragazzi, vi siete divertiti? Sì! Vi è piaciuto il locale? Sì! Sì. Allora andiamo, che è tardi! Sì, dai, allora andiamo! Mia, che c'è? Volevo ringraziarti per quello che hai fatto con Sol. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto Maritza. Voglio ringraziarti di cuore perché non potrò mai perdonarmi per non averti detto di Manuel. Tu sei una vera amica, io non l'avevo capito. Niente, tutto qui. Feli, ricordati che noi saremo amiche per sempre. Oh, quando vi vedo divento sentimentale. Abbraccio di gruppo. Aiuto, stanno soffocando. Mi soffocano. Siamo i favoriti. Arriva. Siamo i favoriti. Basta ragazzi, basta. Per favore, finitela. Basta così. Arriva, dai campioni. Che cosa ci fai qui, papà? Vi stavo aspettando. Devo comunicarvi una cosa. Eh? Ho ricevuto un fax urgente dall'Elite Way School. Che dice? No, la prego, mi dica che è uno scherzo. Ma non può essere. Con la respuesta, deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo.